Hi people of YouTube, sono sempre io, KJS, e benvenuti in questa nuova puntata del Geco Pack. Benvenuti nella stanza della magia. Ebbene sì, finalmente vi mostro cosa ho fatto qua sotto. Questa è la stanza della magia. Perché? Perché semplicemente qua ci stanno tutto ciò che riguarda la magia, ovviamente. Quindi, qua, roba vanilla, quindi pozioni, libri dell'incantamento, vabbè, bucket d'acqua, dove ho fatto anche il calderone, questo qua è un rubinetto, il coso delle pozioni, e i cabinet con dentro altre pozioni e altri libri. Poi ho intenzione di fare una piccola zona dedicata alla Project T. Qui abbiamo fatto come si dice? La zona del libro incantato, anche se poi lo andremo ad upgrade, capito? E qua abbiamo fatto la zona. Scusate, ho ancora rana che mi fa saltare in alto. Abbiamo la zona dell'esperienza. Qui metteremo tutti i tank dell'esperienza. Però, siccome l'unica cosa su cui funziona Minecraft è la gravità dei liquidi, semplicemente dobbiamo portare il liquido dal basso verso l'alto, ovvero noi lo scarichiamo dal drain, e lo dobbiamo far arrivare alle tank, ma dobbiamo farlo passare, ho rotto anche la sabbia, dobbiamo farlo passare dall'alto verso il basso. Semplicemente useremo i tubi per questa operazione. Stiamo laggando un pochino oggi, eh? Questo non è buono. Ok, abbiamo preso tutti i drain, i tank volevo dire, e adesso li mettiamo qui sul muro. Non preoccupatevi, questi qua ne faremo anche altri. Devo riempire tutta la stanza perché so che la riempiremo. Ne abbiamo altri 18. Quindi 1, 2, 3, 4, dai, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, certo, 16, affanculo. Ah, troppo forte sto piccone, ho troppo deboli i materiali. Non mi ricordo neanche a che numero siamo arrivati, 16? Va bene. 17, 18, 19, 20. Perfetto. Andiamo a prendere su altri tank. Il drain è qui. Mandiamo via le porte che non mi servono. Ah, il cappello è della reliquary, è quello della strega. Anche se non so perché è più basso. Boh, sarà così, non importa. E andiamo a fare delle librerie potenziate. Allora, le librerie potenziate, perché sono sempre in cheat mode, perché gioco sugli altri mondi. Perfetto. Magical Wood si chiamava. Vai, oh. Magical Wood. Ce la facciamo. Ok. Magical Wood si fa con 4 enchanted table, una shelf e 4 ingot, oppure potremmo riempirla di esperienza, ma non ho voglia di consumare l'esperienza per questo. Allora, poi ci sarebbero anche dei magical wood aumentati, ma non importa. Allora, ci servono, abbiamo detto, le librerie. Cosa è successo al mio mondo? Ok, il mondo si è ricaricato. Allora, le librerie ce le ho qui. Non è vero, ne abbiamo solo 8. L'oro invece ce l'abbiamo qui. Stiamo laggando troppo oggi, non so il perché, dopo devo riavviare il computer. E i libri incantati li prendiamo grazie alla Claimstar. Allora, mettiamo la Claimstar qui. Abbiamo solo 2000. Smeraldi. Andiamoli ad usare. Usiamo un bello stack di smeraldi e chi se ne frega.
Tanto, non ci servono a molto effettivamente. Cos'è sta roba? Il market. Dovrei farlo effettivamente. Allora, c'è la Disenchanter. Ci servono i Draconic Core, che si fanno con il Draconium Ingot, che strano. Allora, potremmo anche farli con lo smeraldo, i libri incantati, ma faccio prima ad usarli e prendermi con la EMC. Cos'è? Ah, è la gallina. Ho visto una roba che si muoveva e non l'avevo visto che era lei. 1.000.000 sono uno stack, eh? Potremmo prenderci anche un uovo del drago. Allora, book. Ne prendiamo un po'. Mi riprendo l'energia. Urca troia, è piena. È piena veramente, una volta tanto. Allora mi riprendo gli smeraldi. M 13 smeraldi. Le librerie ce le ho? Non le avevo insegnate, strano. 27. 27, 35, perfetto. Non ci bastano i libri. Allora, com'era? Così. Non si può staccare. Perfetto. 1, 2, 3, 4. Facciamo così. Allora. Se... Ma perché? Se dici Cristiano Malgioglio. Ok, 17. Con tornate di libri che non hanno nessun incantamento perché vengono dalla Project E. Dimmi la verità, l'ho fatta al contrario? No, non si può mettere a quanto pare. Cosa c'è di sbagliato in tutto ciò? Forse, le dico forse, non me lo prende proprio perché vengono dalla Project E? Può essere? Testiamolo subito. Buttiamoli tutti via. E prendiamo un po' di libri. Allora. Vabbè, tienitelo. Prendiamoci i libri che ci abbiamo di là, invece di consumare energia, no? Forse riesco a fare un'altra Claimstar, visto che abbiamo così tanta energia. Abbiamo appena solo uno stack di libri, strano. Comunque si è un po' tolto il lag ora, dopo che si è sbagato il mondo. Facciamo così. Flim flam. 2, 3 e facciamo così direttamente. 4. 17 Magical Wood. Ah, perché va in base all'incantamento. Allora, ok, per uno allora era troppo. 1, 2, 3, 4 e 5, così me lo metto via. Flim Flam non so cosa faccia. Devo andare a vedere. 34, credo che basti, no? Ah già, dopo dobbiamo prendere anche i tank. Troppo in alto. L'abbiamo perso perché sono un minchione. Ah. Ma porca. Quindici, sì, ci dovrebbero bastare, anzi forse riesco a fare anche. No, un altro livello no, però riesco ad insegnarlo anche alla... Dove cacchio è? Alla tavola. Ok, insegniamogliela. Ah no, costa 16. Ah, ma lo stack, ma che idiota. Solo una. Allora, Claimstar. No, di qua.
Questa quant'è che vale 300? Abbiamo 800. 2. Ci servono ancora un po' di diamanti. Un po' di smeraldi, voglio dire, vabbè, consumiamo anche l'oro. Me ne manca solo una, eh. Quanto me ne mancavano di librerie di sti Magical Wood invece? 6. 1, 2, 3. Sapete cosa? Non mi piace, ho messo tutto quanto. No, non saliva. Oh, nel prossimo episodio faremo cose belle comunque. Faremo un bel qualcosa che ora non vi dico. Perché se no mi perdo la suspense. Così. Capito? Stavo usando l'artefatto per curarmi quando basta che vengo qua. Olè. Ci siamo curati, prendiamo. Potrei vendere anche la redstone, tanto? O anzi no. Vendo il ferro. Uno stack vale 6, vale poco. Vale 16. Uno stack di ferro è un diamante. È uno smeraldo. Che cazzo? Sì, vabbè, quando cazzo ci arriva a farla quella lì da... Non prendiamoci in giro. Usiamo gli smeraldi e basta. Ok, 13 smeraldi vengono 200.000. Dovrebbero bastare visto che abbiamo oltre 100.000 lì. E infatti, però tu quanto è che vali? 300... Ah! Fanculo. Una volta con la vecchia Project E si vendevano e si facevano solo diamanti, ora basta un paio di smeraldi e ti compri tutto. D'altronde gli smeraldi a quello servono solo a comprare. E 4 Claim Star. Perfetto. Ora fondiamole assieme così. Energia. 1.500.000. Abbiamo la Claim Star Vire. Zwei. Hey. La Vire. Che l'ha imparata finalmente. Olè. Flim Flam lo andiamo a mettere di sotto. Dopo che abbiamo messo i Magical Woods. Magari se scattiamo qui. Anche se non mi servono. Inserisci. Chiudiamolo. Ok. E andiamo a prendere le librerie che è vero che non ho più perché sono un minchione. Raponzi, ponzi, puzzi, puzzi di cacca, faccia di cacca. Ok, questa. È vero che tanto. Idiota. A parte che ce l'ho qua. Ma posso fare anche così. 2 e 3. Questo lo ciselliamo. Perché sì, perché c'ho voglia. Tanto là sopra non lo prende, quindi. Arcobaleno. Quelli che rimangono poi li facciamo tornare normali. Grazie per avermi cagato in giro. Ah, comunque, lei ora vive qua. Prendi, ok. Ho scelto quelli arcobaleno perché mi piacciono. Stanno bene con questi Magical Woods. E so che non me ne servivano così tanti, ma visto che li avevo fatti. Più carina, ora mi piace di più. Con i Magical Woods era un po' così, un po' strana. Ah già, prima li devo cisellare, farli tornare normali, no, e poi mandarli via insieme a questa roba. I libri li mettiamo qua, qui perché ce n'è solo uno. E ok. Questo lo mettiamo qui, questo lo mettiamo di nuovo qui. Vai via. Ok. La Zwei. La Vire. Ok, devo prendere gli altri tank. Dove sono gli altri tank? No, quelli sono i vetri. Qua, 45 tank vuote.
Che presto, sir, non riempite con la mia esperienza. Con la mia esperienza nel combattimento. Io vengo da una famiglia di guerrieri, con tanta esperienza con l'arte della spada. Allora, facciamo così, 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 senza sì, senza sì. Uè, voglio, portami una sasizza. Ok, capo, ma che ti serve una sasizza in cantiere? Ha già spaccato le rocce con sta gran coppola. Sta coppola? Eh sì, con la coppola da salsiccia. Va bene, capo. Però, piano con le canne, eh. Va bene, non le porto più in cantiere. Ma poi non offro, D'accordo. No, non fatevi domande, non ci credo che all'ultimo, ma porca se sempre. O ce ne ho uno in più o me ne manca uno. Va bene. Intanto non dobbiamo salire perché la tank ce l'abbiamo anche, cioè la cosa qui ce l'abbiamo. Io l'ho già insegnata ai tempi. Allora mi serve la Clanistar di nuovo. Ok, c'è ancora. Ce ne prendiamo 64 e questa la bruciamo. Sì, perché non costa un cazzo, costano 128. Così ce ne abbiamo di nuovo altre. Che tanto le tank ci servono sempre. Guardate qua che bello. Ora ci serve un pezzo di sensor. Perfetto. Saliamo su. Andiamo qui. Facciamo così. E mi serve anche, e ripeto anche, un pezzo di cacca. Non è vero. Che tu mi serve. Allora, prendere i tubi, quelli, questi qua. Che non bastano? Non bastano. Il fused quartz l'ho usato tutto e non l'avevo neanche insegnato. Bravo, perché sono un idiota. Allora, fondiamo il quarzo. Fondiamolo. Basta farlo cuocere, sì? Non mi ricordo. Smeltato. No, aspetta. Mi serve la glowstone, giusto? O forse servono... Non mi ricordo. Allora, ricetta, fused quartzo, che è quello normale, quindi. In una fornace usiamo questa, allora. Dov'è? Qua. Ah, nella alloy. Ah, proprio dobbiamo alloiarlo. Ok, facciamo così, tanto poi li smelta lui. Uno. Non mi ricordo neanche quanti ne fanno, 8, giusto? Pressurize, sì, ne fa 8. Intanto che sta facendo qui, vediamo, vabbè, faccio prima prenderli. Prendiamo questo qui. Facciamo così. Dov'è? Questo. Solo 36. C'è qualcosa di sbagliato in tutto ciò? Ah no, è vero che non li avevo neanche cotti tutti. Cioè, avevo fatto le polveri, erano quelle che non avevo cotto. Allora, painting machine. Il vetro lo togliamo, mettiamo... No, ho messo via la sandstone, che idiota. Allora, tanto, dobbiamo prendere uno di questi. Una sandstone che abbiamo qui. E facciamo un blocco di conduit. Così. Aspettiamo un attimo, comunque ho collegato il coso solare a questo, così è sempre pieno, per fortuna. Tanto abbiamo 4 milioni. Qua è cotto, no, non è vero. Qua è cotto ora. E questo è fatto, togliamo questo, mettiamo il legno che devo cisellare. Sì, sto zaino laggerà per sempre, purtroppo. Dov'è? Oh, cacchio, non mi ricordo. Non mi ricordo che legno ho usato. Vabbè, faccio prima.
Com'è? Short, dark o hack plank? Short, dark o hack plank? Che non mi piace neanche troppo, vorrei cambiarlo effettivamente. Uno. No, tornate qui. Ok. Allora, tu vai via. Anche il legno. Tu vai via. No. Vai via. Ok, ora che abbiamo questa robina qui ci serve, com'è che si facevano con il vibrant, sperando di averne altri, se no sono attaccati al cazzo. Non ne abbiamo altri, fantastico. Se non abbiamo altri li stacco dal coso della lava, tanto ora non ci serve. Allora, andiamo qui. Perfetto. Questo è quello che intendevo l'altra volta con la sabbia diventata roccia. Qua avevo fatto il livello, no? E l'avevo fatto tutto di pietra. Poi per sbaglio l'ho trasformato in sabbia e la sabbia l'ho trasformata in quello. Va bene, tanto ci serviva andare qui. Allora. Ok, quindi qua è finito. Mi servirebbe un blocco. Facciamo la stone. Ok, l'ultimo preciso. Quindi, sperando che 18 bastino, facciamo così. Poi mettiamoci questo. Prima però gli diciamo che deve inserire. Qui. Quindi, uno, due, già. Tre, quattro. Non riesco a uscire. Qui. Cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. No, cacchio. Porca. Ok, ce l'abbiamo fatta uscire. Ok, collegato. Ok, perfetto. Facciamo così. Oh, non si collega. Beh, quindi me ne serve uno di meno. Perfetto. Quindi me ne servivano 13. Perfetto, questo era il suono della perfezione. La sandstone la devo mettere qui. Andiamo a prendere un altro tank e vi faccio vedere come funziona tutto quanto. E qua si è buggato un'altra volta il mondo, porca puttana. Non si è caricato più che buggato. Olè. Ne basta uno. Questo via. Andiamolo a mettere là. E perché praticamente. Beh, aspettate. Facciamo così, anzi. Ho un'idea migliore assai. Se riesco a correre, magari. Riempiamoci subito la fame così, curiamo anche questo. Perfetto. Andiamo a prendere un barrel, che è meglio di un tank, sinceramente. Lo andiamo a mettere sotto il drain. Andiamo qui. Dov'è? Qui. È vero però. Vabbè, non lo copriamo. Se funziona, eh? E infatti. Ah no, funziona, funziona. Ed eccolo qui.
Vediamo. Perché infatti stavo dicendo, devo andargli a dare il collegamento sotto prima. Extract senza. E vediamo che si è svuotato di nuovo. Io non ho idea di come salire ora. Rompo il legno allora. Tanto chi se ne frega, no? Ma vaffanculo. Ho sbagliato anche zona. Perfetto. Se magari trovo anche l'oggetto giusto per romperlo, facciamo prima. Così, quando un giorno tutte queste saranno piene, non si andrà a svuotare a cazzo, ma finirà qua dentro. E vediamo che infatti è anche aumentato, credo. Sì, si sta stabilizzando perché sono tante. Chissà se mai un giorno riusciremo a riempirle tutte. Comunque, signori, questa era la mia stanza della magia. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se sì, lasciatemi un commento, ditemi quello che volete. Lasciate un mi piace se volete. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao belli! Ah, prima di concludere, me la sono dimenticata. Dovevamo upgradare questo qua. Allora, l'upgrade. Vediamo. Utilità? No. Utility. Allora, per fare questo mi serve Enchanting Plus. Plus. Ok, mi serve un libro scritto. Vabbè, prendiamolo intanto. Allora, mi serve questo, questo. Ok, un libro. Una Ender Eye e dell'oro. Di qua. Ok, Ender Eye che abbiamo qui, ne abbiamo solo uno perché uno ne ha fatto. Andiamo qui. Ricetta. Magari di questo prima. Fatto. Ricetta, ricetta. E va a cagare. Ah, ovviamente non ho l'ossidiana. Va a cagare a me. Togliti. Olè. Ricetta, ricetta. E vaffanculo però. Due. Qui e questo qua. Contrario, magari. Eccolo qui. Andiamolo a mettere sul nostro bel libro incantato. Ed eccolo qui, che è aumentato di livello. E possiamo decidere noi gli incantamenti se riusciamo ad utilizzarlo. Se riusciamo ad utilizzarlo. Ole! E possiamo anche decidere se passare dal vanilla, quindi enchant a caso, questo non va. Vediamo, tu no. Non credo di avere strumentazione che si possa incantare. Oppure quello moddato. E infatti non possiamo neanche infilarcelo dentro, vediamo. No, ce lo caga fuori. Comunque. Come detto prima, grazie a tutti, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao belli!